Ehi, lo sai chi è quello? Quello è di Vittorio. Ah, vieni, vieni. Di Vittorio. Bruno Buozzi. Ah. E lui è Giacomo Matteotti. Sono molto fiero che tu sia con noi. Sono io felice di essere qua. Scusate. Sì, ti raggiungo dopo. Dalle fabbriche abbiamo seguito le vostre lotte in Puglia. Ma il coraggio ce l'avete dato voi, con i vostri primi scioperi alla Fiat. Ma dobbiamo continuare. Carolina! No, silenzio. Mia moglie. Caroli, quest'uomo qua, rappresenta tutti gli operai. Piacere, molto piacere. Volete sapere una cosa? Qualche giorno fa è arrivato in fabbrica, al reparto carrozzerie, un nuovo operaio, da Bari, era un po' intimidito. Se ne stava da solo da una parte con la tuta blu e un fagottino. A un certo punto ha tirato fuori da una tasca una fotografia e l'ha inserita in una fessura del muro. Sono andato a controllare. Sapete di chi era la foto? Di vostro marito Peppino. Con permesso, ti faccio vedere il tuo posto, vieni. Sì. Adesso pure i cafoni vengono in Parlamento. Che occupazioni delle terre e delle fabbriche non si abbiano più a ripetere e che sia riaffermato il diritto intangibile alla proprietà privata. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuseppe Di Vittorio. Onorevoli colleghi, questa mattina qualcuno seduto in quest'aula, per dimostrare il suo disprezzo nei confronti della mia presenza qui, ha mormorato un cafone in Parlamento. Bene, sappiate che questo titolo non mi offende. Anzi, mi onora. Infatti, se io valgo qualche cosa, se io sono qua, lo devo ad Ambrogio, a Nicola, a Tonino, a tutti quei braccianti analfabeti che hanno dormito insieme a me nelle cafonerie, che con me hanno mangiato pane e olio, che hanno lottato duramente per i diritti dei lavoratori, di tutti i lavoratori, perché la fame, la fatica, il sudore, non hanno colore. E il padrone è uguale dappertutto. C'è un sogno che mi ha portato qua. Ed è quello di vedere un giorno i braccianti del sud e gli operai del nord camminare fianco a fianco, lottare per gli stessi diritti. Ebbene, per questo sogno io sono disposto a lottare fino all'ultimo dei miei giorni. Bravo, bravo. Visto? Bravo. Hai pronunciato il discorso che avrei voluto fare io. Bravissimo. Grazie. Complimenti. Grazie. Bravo, Di Vittorio. Grazie. Grazie a voi.